Iniziamo subito con il commento, l'analisi di questa partita, dell'ennesima sconfitta della squadra di Grassadon. Un Foggia che alla 35esima giornata non riesce a vincere, non riesce a segnare, non riesce a far male, non riesce ad avere personalità, non riesce a scendere in campo con la squadra giusta, non riesce ad raddrizzare la partita, non riesce ad avere un allenatore che legge i cambi, non riesce ad avere nulla che possa permettere di sterzare, di dare una svolta al campionato. Beh, Foggia, Cremonese Foggia finisce 1-0 per i padroni di casa al 90esimo, quando il migliore in campo, il portiere Nicola Leali, commette una papera, un errore clamoroso, un colpo di testa innocuo di Arini a 1,5 metri dalla porta, sfugge tra le mani di Leali, passa sotto le sue gambe e si insaccherete in un modo che forse neanche la stessa Cremonese sa. Beh, noi non vogliamo colpevolizzare Leali, seppur l'errore c'è, perché Leali fino a quel momento era il migliore in campo, ha parato due o tre tiri clamorosi che potevano senza dubbio trasformare la gara, uno proprio dalla distanza e uno quando Martinelli, poco prima della frazione del primo tempo, ha praticamente perso la marcatura di Piccolo che davanti al portiere ha spedito di prepotenza proprio sulle ali, aprendo le sue braccia, ha evitato il gol. Già in quel momento, già il Foggia poteva andare in svantaggio al 45esimo, ma proprio l'estremo difensore ci ha messo una toppa. Beh, noi clamorosamente ascoltiamo parole di chi continua a dire che il Foggia ha speranze. Beh, il calcio sì, è uno sport, ma possiamo anche immaginarlo come una scienza, una disciplina, una scienza esatta. E bisogna essere realisti. Il Foggia ha vinto poco, ha vinto pochissime volte. Forse una mano con cinque dita sono anche abbastanza troppe per contare le vittorie del Foggia, che poi è così. Come facciamo di ancora a sperare, ad augurarci che il Foggia possa dare una sterzata a questo campionato? Beh, in realtà noi siamo delusi, stiamo soffrendo, siamo arrabbiati, diciamolo, siamo incazzati. Ma la matematica ancora non ci condanna, perché il pareggio del Livorno ieri contro il Palermo, appunto, ci mantiene ancora a galla. Ma come direbbe Al Pacino nel celebre film Ogni maledetta domenica, signori miei, bisogna guardare il campionato. E il campionato non certo sorride al Foggia, perché incontrerà mercoledì nel turno infrasettimanale del 1º maggio la Salernitana, lo Zaccheria, una squadra che vuole vincere, ha bisogno di punti perché deve risalire alla classifica, altrimenti potrebbe essere risucchiata nel baratro della zona calda. Poi incontrerà la squadra di Nesta, non sappiamo come arriverà. Nel doppio match interno lo Zaccheria, la squadra di Nesta cerca, vuole consolidare un posto nei playoff ora che è assediata dalla stessa Cremonese che ha conquistato i 3 punti contro il Foggia. E poi probabilmente il Foggia, quando andrà a giocare l'ultima partita contro l'Hellas Verona di Pazzini e compagni, a grosso i giochi ormai saranno già fatti e al momento i giochi parlano chiaro. Il Foggia è in Serie C. Beh, come arriva il Foggia in Serie C? Come cade il Foggia in Serie C? Il Foggia in Serie C cade da tanti errori commessi dall'alto verso il basso. Ma gli errori che l'attacco prova a raccontare da mesi a questa parte, ve li racconteremo solo domani.